a mio parere non c'è tutto questo distacco tra noi e loro, in quanto comunque per tutto il primo tempo siamo riusciti a mantenere le distanze abbastanza corte e tutto sommato, voglio dire, abbiamo dimostrato di potercela giocare bene anche con squadre di questo livello. Quindi secondo me quello che ci è mancato è un po' più di coraggio, di forza comunque fisica, che spesso si fa sentire soprattutto a questi livelli, con rispetto, cioè tra l'Italia e gli altri paesi comunque all'estero. E poi, che dire, tecnicamente ci sono certe cose che loro sicuramente imparano fin da piccole ed è molto più semplice magari metterle in pratica e migliorarle giorno dopo giorno. Il 4 c'è la Serbia, partita ovviamente difficilissima, con che spirito lo affronta l'Italia? Spero che possiamo fare meglio, o meglio, mettere in campo più spirito di squadra che in alcuni momenti fondamentali della partita, a mio parere, comunque viene a mancare nel momento in cui magari le cose non vanno per il meglio. Invece è proprio in quel momento che secondo me dovrebbe uscire quella cosina in più, che è appunto lo spirito di squadra, che ci potrebbe permettere di giocarcela molto con risultati, diciamo, migliori rispetto a quelli dimostrati finora. Cioè, sicuramente più forza in difesa, e dobbiamo crederci di più, perché nonostante comunque le altre squadre siano molto molto potenti e forti, io penso che lavorando duro tutte insieme, unite come una squadra, possiamo raggiungere grandi risultati.